Dunque, noi ci eravamo dati, prima della pausa, ci eravamo dati il compito di irrobustire questo programma, nel senso di fare in modo che evitasse, no, di fare operazioni sbagliate quando i dati inseriti dall'utente potevano essere dati critici. Ad esempio, vogliamo evitare che accetti dei caratteri non alfabetici oppure che cerchi di uscire dall'intervallo dalla A alla Z. Allora, prima di andare a modificare direttamente il codice, vale la pena, secondo me, spendere un minuto a ragionare in termini di diagramma di flusso su ciò che... sulle modifiche che stiamo chiedendo al programma. Nel senso che al momento stiamo realizzando un programma che è del tutto lineare, quindi all'avvio acquisisce il carattere leggi C, poi subito dopo calcola prima e dopo le variabili che abbiamo chiamato, la lettera prima e la lettera dopo, e in seguito subito stampa tutte e tre C, virgola prima, virgola dopo, e poi finisce. Adesso noi dobbiamo fare dei controlli, complicare questo diagramma di flusso lineare, aggiungendo dei controlli che vadano ad intercettare valori anomali dell'unico input che riceve questo programma, ossia la lettera C. E i controlli li andremo a inserire qui, ovviamente. Dopo che l'ho letta e prima di usarla, questa variabile. E ci sono due casi, due tipi di controlli. Un controllo che rende il programma del tutto inutile, impossibile proseguire, quando C non è una lettera, è quello più semplice. Poi ci sarà un secondo livello di controllo che decide se C, pur essendo una lettera, ha un prima o un dopo, oppure solamente un prima, oppure solamente un dopo. Allora, vediamo di raffinare questo diagramma per gradi successivi. Essendo prima è quella più semplice. Beh, quella più semplice la gestiamo andando a verificare, dopo aver letto C, andiamo a verificare se C è una lettera. Questa è la domanda che stiamo facendo. È una lettera o no? Poi dovremo capire come fare nel linguaggio C a fare questa verifica. Ma quello viene dopo. Se è una lettera, sì o no? Se è una lettera, beh, devo fare il calcolo. Quindi, se è una lettera, fa i calcoli, calcola e stampa. Fatemi dire solo questo. Questo è un blocco che dettaglieremo tra un attimo. No? Non sempre quando un diagramma di flusso lo fa tutto completo il primo colpo. Sappiamo che se è una lettera devo fare il caso di stampare il risultato. Di fatto dovrò fare qualcosa che somiglia a questi due signori qui. Un po' meglio perché dovrò tenere conto anche dei casi limite da A e da Z. Se no, devo semplicemente stampare un messaggio di errore. Stampa errore e poi termina.
arrivare al blocco di programma nel quale devo fare i calcoli, avendo la certezza 100% che ciò che entra qui, il valore di C che entra qui, è giusto, è valido, nel senso che è una valida lettera alfabetica. Poi non sappiamo se sia una lettera intermedia o una lettera estrema tipo A o Z, ma lo guardiamo in secondo momento. Ma di sicuro, già facendo così, quando l'utente ci inserisce quel maledetto punto e virgola o altre cose simili, il programma dirà: no, caro utente, hai sbagliato, non lo devi. Ma poi c'è il secondo livello. Cioè, cosa facciamo dentro il blocco di calcolo? Allora lo possiamo fare di nuovo separatamente, a questo punto non disegno più tutto il programma, ma disegno solamente la parte di programma che ricade dentro quel blocco. Il bello dei diagrammi di flusso strutturati è che ogni pezzo noi isoliamo ha sempre un ingresso e un'uscita, quindi può essere sempre fatto a parte con il blocco separato e poi immaginiamo di inserirlo, no, nel punto giusto. Allora noi possiamo chiamare a questo blocco, e la spiegazione di questo blocco la diamo a parte, dove questo rappresenta l'ingresso di A e questo rappresenta l'uscita del blocco A, ma che la vediamo a finire di dentro, però vediamo con dominio di spazio. Allora, cosa devo fare qui dentro questo blocco? So già che cosa ho e che cosa so. Quando sono qui, io ho un valore di C, è già stato letto, è già stato acquisito, è già stato anche verificato il valore della variabile C, e so che quella variabile C rappresenta di sicuro un carattere letterale, carattere alfabetico, e non un simbolo, non una cifra di tessatura o altro. Questo. Cosa devo fare? Dovrò, con queste premesse, sicuramente stampare, perché va bene, e poi calcolare o prima o dopo o entrambi, a seconda dei casi. Quindi, di sicuro C va bene, quindi posso togliere il pensiero e diciamo che stampiamo subito C. Perché poiché è una lettera di sicuro, se no non sarei arrivato qui, perché avrei preso la strada diversa, a livello superiore, la posso stampare. Adesso l'unico dubbio che mi rimane è, ho tre casi di fronte, no? O è una A, o è una Z, o è qualunque altra cosa. Giusto? Allora, noi abbiamo i blocchi di scelta che non esistono a tre vie, ne sono solamente due vie. Quindi per distinguere tre casi possibili, dobbiamo mettere in cascata due scelte. E ho due modi di farlo. Posso avere una prima scelta, potevo disegnare proprio il cancello, ma per capirci. Prima vedo se è una A, se sì, se no. Se non è una A, vedo se è una Z, se sì, se no, poi lo faccio meglio, per ragionare su come possiamo organizzarlo, no? Possiamo dire, prima arrivo per una A, se sì, dovrò calcolare e stampare solamente dopo, cioè la variabile successiva, che può essere una B. Se non è una A, può essere qualunque cosa da B a Z. Allora mi chiedo, è Z? Se sì, devo stampare solamente il primo. Se no, devo stampare tutti e due. Questo è un modo, noi abbiamo tre possibilità. 1, 2, 3. Per distinguere tre possibilità devo fare due test di cascata. Perché ogni test mi permette di dividere in due la lavorazione. Poi è chiaro che fatto così, dovrò poi ricongiungere questa scelta e subito dopo ricongiungere l'altra. Quindi lo posso organizzare in questo modo. Ovviamente ricongiungo prima quelli che sono separati dall'ultimi, poi ricongiungo dopo quelli che sono separati per prima.
perché devo sempre mantenere l'inscapolamento, devo poter sempre poter tagliare e avere un punto di ingresso solo e un punto di uscita solo. Se fate diversamente siete liberi di farlo, ma poi non si riuscirà a produrre in genere, perché le parti di grafe fanno appaiate bene. Questo è un modo. Un altro modo analogo, ma che segue un micro ragionamento leggermente diverso, è di dire solo nel caso normale, il caso normale vuol dire dalla B alla Y, se sono nel caso normale, sì, allora devo stampare sia prima che dopo. Se non sono nel caso normale, sono in caso limite. E il caso limite qual è questo? O A o Z. Però dei due casi limite devo fare due cose diverse. E quindi a sua volta dovrò dividere, vedere, insomma, magari sono nel caso A? Sì o no? Se sì, stampo solamente dopo. Se no, ecco, se no cosa succede? Se no sono sicuro che sia Z. Sono sicuro, perché il caso normale, cioè tutte le lettere che non sono né A né Z, l'ho escluso. Non è. A questo punto può essere solo A o Z, ma A non è, perché ho appena verificato, se sono nel ramo no, non è A. Non era la lettera normale, quindi è una lettera limite, quindi per forza è Z. Non serve più andare a chiedere se può avere Z o non vale Z. E allora devo stampare solamente la lettera prima. E poi anche qua ovviamente dovrò ricongiungere il plus di esecuzione, quindi aggiungo il secondo, poi aggiungo il primo. Ho queste due alternative. Alla fine succede esattamente la stessa cosa. Ho solo due ragionamenti diversi per arrivare a questo risultato. Ha due programmi diversi, i programmi alla fine sono diversi. Fanno la stessa cosa. Sono due soluzioni perfette dello stesso problema, con due algoritmi leggermente diversi, ma che seguono il ragionamento che metto qui, cioè uno per uno dei casi particolari, dopodiché se non sono ricaduti nessuno dei casi particolari, sono nel caso generale. Qui invece è il ragionamento contrario, mi chiedo subito prima, sono nel caso facile? Sì, se no, beh, allora andiamo a vedere i casi particolari. Ma è questione di preferenza personale, no? Come preferite ragionare, esattamente la stessa cosa. Prendiamo uno dei due e lo portiamo avanti. Prendo un po' di destra perché è complicato. Ci dà più spunto per scrivere cose in giro. Quindi, ma entrambi sono assolutamente validi. In generale farei il primo che è più facile, ma adesso lo faccio un pochino più complicato. Allora, dimentico questo. Sì. Sì, posso, ma noi non abbiamo ancora imparato i cicli in C. Quindi sarebbe una funzione, allora, la sua osservazione è, ma sulla varia precedente, insomma, se C non è una lettera, perché devo trattare male il mio utente e di dibattere? Magari se mi è scappato il dito, no? Allora, magari questo programma è piccolino, ma magari ho già inserito 260 dati, stanco, stravolto, tantissimo, sbaglia l'ultimo e dica, così in base, sarebbe un programma, no? Normalmente se ne sbaglio qualche cosa mi permette di arrendere, e sarebbe il modo giusto, il modo migliore di gestire le lavori di missione. Questo significherebbe che, ma lo vediamo la settimana prossima, che quando C non è una lettera, anziché stampare errore, dico torna su e richiedimelo di nuovo. E tutte le volte che se lo reinserisci di nuovo che non hanno lettera, ritorna su e glielo richiedi di nuovo, vediamo che la testa di nuovo. Quindi questo sì, sarebbe la soluzione. Attenzione, non è quello che il problema chiede. Perché un conto è avere una idea favorevole nei confronti dell'utente. Ah no, qui non dice niente, scusate, come non detto, mi sono confuso con un testo che ho che non era questo. Dipende da quello che dipende da ciò che prevede il testo. Quindi in questo caso non dice esplicitamente come mi devo comportare, quindi sta a me progettare una soluzione più semplice, più veloce o più completa.
Facciamo questo e non l'altro, perché noi ci, diciamo, l'argomento dei cicli lo affronteremo la settimana prossima. Quindi ci divertiamo ancora con le scelte e con le due carte. Ecco, sarebbe a livello di diagramma di flusso, però, approfitto della domanda per chiarire una cosa, sarebbe sbagliato scrivere qua le GC. Attenzione al ragionamento, leggo un dato, se non è una lettera lo rilego. E noi a parole diciamo così, se è sbagliato chiedilo di nuovo. Se è sbagliato chiedilo di nuovo, significa così, leggi un numero, se è sbagliato le chiedo di nuovo. Se è di nuovo sbagliato? Se è di nuovo sbagliato, proseguo imperterrito. Vado avanti. In realtà siamo noi, quando parliamo, quando spieghiamo queste cose, prendiamo delle scorciatoie linguistiche, dovremmo dire finché lo inserisce sbagliato, continua a chiederlo. Perché se dico se è sbagliato di chiederlo, sto dicendo di dire una volta sola. Non una seconda. Se non finisce, in realtà poi troviamo una cosa diversa. Ok? Quindi a volte si trovano persone che si inceppano in questo ragionamento, mettono qua e poi dopo non sono più a proseguire. Perché gli verrebbe da chiedere di nuovo, ma sì, questo qui di nuovo, secondo, è una lettera e va avanti in quella all'infinito. Invece non si tratta di fare controlli in più sul dato inserito la seconda, la terza volta, ma di ritornare a fare il primo controllo. Ok, torniamo al nostro disegno, fatemi prendere quello di destra e disegnare un po' meglio, scrivendo anche dei contenuti dentro i blocchi, visto che adesso abbiamo più spazio. Quindi, dopo che abbiamo saltato C, ci chiediamo, C è una lettera? C è una lettera intermedia? Intermedia, intendo non estrema. Prima l'ho chiamato normale, ma normale è un po' offensivo nei confronti della zeta. Se è una lettera intermedia, allora copio brutalmente quei due blocchi che ho sulla prima lavagna. Perché una lettera normale non dà problemi a sia un prima che un dopo, quindi calcola prima e dopo e stampa prima e dopo. Altrimenti non è una lettera intermedia, allora può darsi che C sia la lettera A. Sì o no? Se C è la lettera A, cosa devo fare? Calcola dopo e stampa dopo. Non prima. Se invece è una Z, o meglio, qui c'è scritto se non è una A, e noi sappiamo, ma siamo solo noi che lo sappiamo, non c'è scritto dentro la base, che allora deve essere per forza una Z, allora dovrò calcolare prima e stampare prima. E poi qua si congiungono queste due alternative, qui si chiude
in caso della lettera non normale, della lettera non intermedia. Si va a ricondividere con l'altro. O poi c'è qualcuno che magari sul video dice, ma qua perché non hai fatto stampa B? E qui non facciamo fare stampa Y. Perché se è A, devo stampare quella dopo di A perché devo fare la calcolare, su già che B. Va bene, però c'è A maiuscola e A minuscola, non abbiamo ancora ragionato su cosa devo fare, se l'utente inserisce una A maiuscola, magari vuole la B maiuscola. Se l'utente inserisce la A minuscola, magari vuole la B minuscola. E se io stampo B, allora vedo questa altra scelta, perché non era maiuscola, faccio minuscola, faccio prima che quella. Dimmi. Allora, se sono qui, se il programma è arrivato qui, potete spararmi se ci non maledizzete. Non è possibile che il programma sia arrivato fino a questo punto a meno che C non valga 0. Perché io qua ci arrivo se riesco a infilare tre if annidati molecolari, tre scelte. Per arrivare qui devo essere innanzitutto passato di qua. Allora deve essere per forza una lettera. Quindi di sicuro io qui vivo in un mondo in cui C è sicuramente una lettera. Poi, sapendo che è sicuramente una lettera, ho risposto no a questa domanda. Quindi so che sicuramente non è una lettera intermedia. Non è nulla che vada dalla B alla Y, comprese. Poi a questo punto mi richiedo, sapendo che è una lettera, ma non è una lettera tra la B e la Y, cambi per scritto, mi chiedo, ma è per caso una A? No. Allora, cosa so a proposito della variabile C, sapendo che è una lettera, non è compresa tra B e Y, e non è una A? È Z. Se domani mi mettete una lettera nuova stanotte, o è una Z. Okay? Quindi qui non è necessario, non è neppure voluto mettere un altro controllo se C è una Z, perché sono sicuro che sia questo. È una conseguenza logica dei controlli che ho fatto in precedenza. Tutte le volte che apro una parete di graffa, cioè quando entro in un blocco, ci entro sotto certe condizioni. E quelle condizioni sono valide in tutto il blocco. E ci posso contare. Non è che prima questa I è andata di qua anche se era un essere, no. E devo sempre tenerlo ben presente questo. Quali sono, come ho detto quando sono entrato qua, cos'ho e che cosa so? Ho il valore di C e so che è una lettera. Allora, questo momento ripetetelo. Quando sono entrato qui, che cos'ho e che cosa so? Ho sempre C e so che è una lettera estrema. E qui c'è qualcosa in più, perché so che è una lettera estrema che non sia una. Siamo noi i primi che quando impostiamo il ragionamento lo facciamo in quel modo lì. Approfitto del fatto che mi cresce una lavagna. Per farvi vedere un altro modo di impostare questo, che è sostanzialmente diverso da questo, tanto per toccarci un attimino, poi siamo poi si parla in fretta, ma relativamente. Cosa c'è che non mi piace di questo codice? Che ci sono delle ripetizioni. E mi danno allergia. Vedete, io qua ho un'istruzione, c'è scritto prima quale C più 1, la C meno 1, non è che sia fatta scelta. Però c'è qui e c'è anche qui. E poi ho stampa prima, c'è qui e c'è anche qui. Allora, nulla di male, questo è perfetto, è
giusto, corretto. Però c'è un po' di codice ripetuto, e dove si ripete il codice è sempre, pensando diciamo, in grande, è sempre un problema poi di manutenzione, perché se ci sono degli errori in una parte del codice, dall'altra parte uguale, devi correggere in due posti, devi ricordarti di farlo uguale. Se il programma ha 6 righe come questo non è un problema, se ne ha 60.000. Allora io questo lo potrei anche pensare in un modo diverso. Sempre il blocco A, sempre lui, è un modo diverso di realizzare quel blocco. Il resto del programma rimane. Il blocco A potrei fare in un modo alternativo. Vabbè, stampa C non lo toglie nessuno. E poi posso dire, è una Z, o meglio, lo dico prima in italiano, stampa la lettera successiva, stampa la lettera successiva a meno che non sia una Z. Detto in modo algoritmico, se non è Z, stampa la lettera successiva. Se non è A, stampa la lettera precedente. Quindi faccio due blocchi diversi, in cui mi chiedo, C è uguale, fatemi fare prima la, no, Z. C è uguale a Z? Se non è uguale a Z, devo stampare la lettera successiva. Se è uguale a Z, la lettera successiva non la devo stampare. Quindi se C è uguale a Z, sì, no. Se non è uguale a Z, calcola dopo, la parentesi chiamata dopo, e stampa dopo. Dopodiché faccio un blocco analogo in cui c'è scritto C è uguale ad A. Se non è uguale a, calcola e stampa prima. Dove lo devo mettere questo controllo se C è uguale ad A? Qui? No. Sotto. Se è diverso da Z, stampa la lettera successiva, punto. Se è diverso da A, stampa la lettera precedente. Calcola prima, stampa prima. E poi chiudo. Allora, questo è uno schema molto diverso dall'altro. Qui abbiamo delle condizioni annidate una dentro l'altra, cioè una condizione viene valutata se la condizione precedente ha dato una certa risposta. Lì invece abbiamo due condizioni che vengono valutate indipendentemente, prima una e poi, che sia andata bene o male, poi l'altra. E quindi può capitare che la lettera sia una lettera F, e allora F arriva sopra, C uguale F no, e allora calcola e stampa il dopo, poi C uguale ad A no, perché è una F, e allora calcola e stampa il prima. E quindi in quel caso passa, entra, passa da destra, fa il ramo destro, poi rientra nella seconda scelta, ripassa da destra e riesce. C'è una F. Se fosse una A, che cosa succede? Arriva A, C uguale a Z, no.
allora calcola la stampa il dopo, che sarà la B, poi arriva giù C uguale A, sì, e allora non fa niente. Se fosse una Z invece arriva lassù, C uguale a Z, sì, allora non fa niente, poi torna giù C uguale A, no, e allora calcola la stampa il primo. Non è invece possibile, viste queste condizioni che abbiamo scritto, che l'esecuzione del programma prenda entrambi i lati sinistri delle due scelte, perché vorrebbe dire che C è uguale a A, ma anche C è uguale a Z, e no, o uno va, non può essere contemporaneamente A e Z. Sarebbe errato, e mi dite voi perché, invece mettere il secondo C uguale ad A qui, se non mi faccio male. O anche qui. La sinistra è più evidente, no? Perché a sinistra il controllo se C uguale A verrebbe fatto solo se C uguale Z. No, se C uguale Z non è sicuro A. Un po' più subdolo invece metterlo a destra. C uguale Z no. Calcola e stampa il dopo. Poi mi chiedo, C è uguale ad A? Se non è uguale a A, calcola e stampa il prima. Quindi non sembrerebbe così sbagliato metterlo dove c'è la seconda crocetta. Il problema qual è? Che quel caso, nel caso in cui la lettera fosse una Z, dovrebbe stampare il prima, ma non me lo stampa. Perché nel caso in cui la lettera fosse Z, nella seconda crocetta non ci passo mai. Passo da sinistra. Quindi questo blocco qua sotto va fatto veramente dopo, indipendentemente dal fatto che sia che fosse o non fosse una Z. Infatti ricongiungo, ho finito la scelta, adesso faccio un'altra cosa, e quest'altra cosa la faccio indipendentemente dall'esito della scelta precedente. Sono due scelte consecutive, non sono annidate una dell'altra, non sono dipendenti l'una dall'altra. Quindi questo ragionamento è sostanzialmente diverso dall'altro. Tutti e due giusti. Allora, abbiamo visto almeno tre modi diversi di fare questo esercizio scemo. Scemo nel senso di semplice, non nel senso di... Allora, cominciamo, proviamo a tradurlo in C, se ci sono chiari gli algoritmi. Partiamo con quello di prima, che era quello forse più intuitivo. Allora io qui ho già dei pezzi di programma che andrò a saccheggiare fatemeli mettere, cancellare e mettere per comodità in un file nuovo solo per poter andare a prendere. Allora fin qui io ricordiamo, partiamo dalla lavagna là in alto a sinistra. Leggi C, ce l'ho già, non sto a riscriverlo. Ok? Inserisci un carattere. Metto i commenti nel codice corrispondenti a ciò che abbiamo scritto nel diagramma di flusso, così abbiamo la corrispondenza. Dopodiché, subito dopo, là cosa c'è scritto? C è una lettera, sì o no? Okay? Quindi devo controllare se C è una lettera. Allora, if C è una lettera, se sì, se no. Ok?
Quindi questa è la traduzione, non ancora completa, di quella lavagna lassù. If C è una lettera, qui il problema, sulla riga 23 dobbiamo scriverlo in C, non possiamo scriverlo così in italiano. Aperta e chiusa graffa, quella che va dalla riga 24 alla 26, corrisponde a quello che avevamo chiamato il blocco A. Else, quelle graffe che vanno dalla riga 28 alla 31 corrispondono a stampa errore. Quindi questo qui lo possiamo già riempire. Devi inserire una lettera, punto esclamativo. In realtà lui, poveretto, si arrabbia perché dice: ma mi hai chiesto un carattere, adesso mi dici che doveva essere una lettera. Diciamolo già prima, inserisci una lettera. Adesso non ci rimane altro che riempire le parentesi graffe che vanno dalla riga 24 alla 26, esplodendo il blocco della lavagna in basso a sinistra. Queste parentesi qui, che ho evidenziato, coincidono col blocco A, cioè coincidono con la lavagna in basso a sinistra, oppure, se lo preferite, con questa lavagna in alto a destra. Dipende, no, quale dei due modi preferiamo. Lì dentro c'è la traduzione di quello. Attenzione a non perdervi con le parentesi, se no... Allora, è una lettera e quindi devo fare ciò che c'è scritto là. Allora, ciò che c'è scritto là c'è scritto. Prima di tutto stampa C. Ma io stampa C ce l'ho già. Ha inserito la lettera C. Quindi qua ricopiamo per completezza, ma poi solo perché abbiamo il diagramma di flusso, perché se no scrive printf C, commento stampa C, è un po' inutile. Poi devo fare controllo. Controllo se è una lettera intermedia. If C è una lettera intermedia, aperta e chiusa graffa, else, aperta e chiusa graffa. In questo caso è una lettera intermedia, nell'altro caso è una lettera estrema. Nel primo caso sono sul lato sinistro della lavagna, nell'altro caso sono sul lato destro della lavagna. Cosa devo fare nel lato sinistro? C'è scritto là, calcola prima e dopo e stampa prima e dopo. Ce l'ho già. Però sistema ovviamente l'indentazione. Quindi tutto il nostro programma di prima è andato a finire in quella nicchia lì dentro. Poi ho il caso else. Diamo una compilata per vedere che... Vabbè, certo, si arrabbia lì, ovviamente. Else. Lavagna di destra, lato destro. C è una lettera intermedia? No, è una lettera estrema. C è una A? Questo lo so scrivere già direttamente in C. If C, come scriverò? Uguale uguale, apice A, apice. Se sì, se no. Se no, di sicuro... è Z. O hanno cambiato l'universo stanotte, o lì c'è una Z. Se C è uguale a, che cosa devo fare? C'è scritto là, calcola dopo e stampa dopo. Calcola dopo, ma io sono pigro, lo copio da là, e stampa,
che la lettera successiva è %C barra N dopo. Altrimenti di sicuro è Z e quindi dovrò stampare la lettera prima. E stamperò che la lettera precedente è %C prima. Dimmi. Sì, certo. La riga 42 in realtà, lui vi fa notare, non è corretta, perché se l'utente ha inserito la A minuscola è pur sempre una A. Allora, in realtà il commento di linea 49 è sbagliato, perché ho scritto di sicuro una Z, no, magari è una A minuscola, non va bene. Quindi, per fare un controllo corretto dovrei dire è una A se il carattere è una A maiuscola oppure C è uguale a Z. Ah, scusate, A minuscola. Il carattere è una A maiuscola oppure il carattere è una A minuscola? E ovviamente delle due condizioni basta che sia verificata una sola, quindi un OR, che in C si scrive un OR logico, che si scrive con le due sbarre verticali. Allora, a questo punto, già che siamo di espressioni booleane, scriviamo quella di riga 23. Cosa vuol dire che C è una lettera? Vabbè, C uguale A, or C uguale B, or C uguale C, or C uguale D, or C uguale E, or C uguale F, fino a Z, e poi di nuovo le stesse minuscole. Abbiamo 52 casi diversi, ma ovviamente non andiamo a scrivere così. Come possiamo controllare se C è una lettera maiuscola per adesso? Per esempio, ricordiamoci quello che abbiamo notato sul codice ASCII, che le lettere sono tutte di fila. Quindi il codice ASCII di una lettera maiuscola sarà compreso numericamente come numero tra il codice ASCII dell'A maiuscola e il codice ASCII della Z maiuscola. Quindi ci basta controllare che C sia un qualunque numero compreso tra il codice ASCII della A maiuscola e il codice ASCII della Z maiuscola. Oppure, questo stesso C può essere compreso, perché è un intervallo disgiunto separato, tra il codice ASCII della A minuscola e il codice ASCII della Z minuscola. If C è compreso tra la A minuscola e la Z minuscola, scusate, maiuscola, tra la A maiuscola, qual è il codice ASCII della A maiuscola? No, 65, dimenticatelo, è A tra apici, che fa 65, ma non, perché dobbiamo essere noi a ricordarcelo? E C è minore o uguale del codice ASCII della Z maiuscola, C è maggiore o uguale a A e C è minore o uguale a Z. Attenzione che non si può scrivere A minore o uguale a C minore o uguale a Z. Il minore o uguale è un operatore di confronto che confronta due dati. Se voi scriveste, e lo faccio su un foglio a parte, A, scusate, con l'apice, minore o uguale C minore o uguale Z, a cui i matematici vi hanno abituato, questo in C purtroppo non dà errore di sintassi, ma viene interpretato così. Prima fa A minore uguale C e il risultato minore uguale Z.
A minore uguale C è una condizione logica che può essere vera o falsa, può essere 1 o 0. Questo 1 o 0, cioè il valore logico della verità o meno della disuguaglianza, è un numero, 1 o 0, viene confrontato col codice ASCII di Z, che non sappiamo quant'è, ma vale 80, 90, qualcosa. Quindi, a seconda del valore di C, quello vale, mi sto chiedendo, 0 è minore del codice ASCII di Z, oppure 1 è minore del codice ASCII di Z? È sempre vero questo. Quindi questa condizione qua mi ritorna sempre vero. Ma perché non sta facendo quello che pensavo? Sta facendo quello che è specificato secondo le regole, no, della valutazione di espressione in C. Il minore uguale è un operatore binario tra due valori. Non li posso mettere in cascata. In realtà quello che voglio dire, quello che in matematica si dice, è che A minore o uguale a C e C è minore o uguale a Z. Poi però a mano possiamo prendere la scorciatoia. Ma questo è ciò che vogliamo fare. A precede C e C precede Z, ma sono due test diversi da fare, il cui risultato deve essere messo in AND, perché devono essere entrambi verificati. Qui l'ho scritto in modo leggermente diverso, scambiando il maggiore del C con l'A, ma è la stessa cosa. Questo nel caso in cui la lettera sia maiuscola, ma può anche essere minuscola. Allora fatemi fare una parentesi, che non serve a niente per via della precedenza degli operatori, ma non fa mai male aggiungere un paio di parentesi. E facciamo la stessa cosa con le lettere minuscole. Se C è compreso nell'intervallo, è un valore numerico, compreso tra l'intervallo tra il codice ASCII della A maiuscola e il codice ASCII della Z maiuscola, oppure C è un valore numerico compreso tra il codice ASCII della A minuscola e il codice ASCII della Z minuscola, è una lettera. E mi manca ancora la riga 32, dove mi chiedo se è una lettera intermedia. A questo punto ho imparato il trucco, basta che io prenda dalla B alla Y. Anzi, non ho neanche voglia di sforzarmi a pensare qual è la lettera dopo la A, qual è prima della Y, della Z. Tolgo questi uguali e ci penserà lui. No, prima è una lettera se è compreso estremi compresi, è una lettera intermedia se è strettamente compreso in quell'intervallo, estremi esclusi. Qui avrei anche potuto scrivere if C è diverso da A, and C è diverso da Z, and C è diverso da A minuscola, and C è diverso da Z minuscola, escludendo i quattro casi estremi, ma visto che ce l'avevo già scritto, ho fatto prima a modificarlo, adattarlo. Ok? Allora questo ha qualche possibilità di funzionare. Vediamo se funziona. Innanzitutto se non ci sono errori. No. È un caso. Lo proviamo, inserisci una lettera 6. E mi dirà, errore, devi inserire una lettera. Poi provo con la lettera E minuscola. Ha inserito la lettera E minuscola, la lettera precedente è D minuscola, la successiva è F minuscola. Poi riprovo con la A minuscola. Ha inserito la lettera A, la lettera successiva è B, e non mi dice nulla a proposito della lettera precedente. Va bene. Provo, cosa mi manca? La Z maiuscola. Mi dice che la precedente è Y, ma non mi dice nulla a proposito della successiva. Possiamo dire che il programma è giusto, corretto, funziona? Beh, io sì, può darsi.
dovremmo ancora provare, magari con altri caratteri, con altri casi limite. Ad esempio, mi verrebbe da dire, ma andiamo a prendere quel carattere il cui codice hash è leggermente prima della A o è subito dopo la Z. No, andiamo, di solito un programma quando lo fai nel caso centrale, nel caso normale funziona. Il problema è, devi sempre chiedersi, ma nei casi limite, come si comporta? E allora andiamo a verificare che ad esempio la chiocciolina, che è quello che è il codice hash, immediatamente prima della A, non venga per caso confusa con una lettera, perché in realtà il codice successivo a questa è una A, e sarebbe una lettera, ma lei stessa non lo è, e per fortuna il programma se ne accorge correttamente. Quindi questo programma, direi, a meno di comportamenti che non sono riuscito a vedere, a pensare, dovrebbe essere corretto, completo anche. Ok? Ve lo dico solo en passant, poi le vediamo meglio queste funzioni. Il lavoro che abbiamo fatto alla riga 23 per verificare se C era una lettera, in realtà si poteva in buona parte risparmiare, perché esiste già una funzione che si chiama isalpha, che mi dice se un determinato carattere è una lettera dell'alfabeto. E quindi bastava scrivere if isalpha di C. E la funzione isalpha non è che sia magica, fa esattamente quello che abbiamo appena fatto. Quindi a volte ci sono già delle funzioni pronte di libreria, attenzione che questa libreria, questa funzione bisogna includere nella libreria che si chiama ctype.h. Ma come questa, sulla ctype parleremo con più calma più avanti. Qui è solo per citarvi che in alcuni casi, imparando le funzioni di libreria, si riescono a prendere delle scorciatoie, nel senso che di non andare tutte le volte a farsi conticini perché c'è già qualcosa di fatto. Però non illudiamoci troppo, perché questa do, questa sotto, cioè dalla B alla Y, non c'era nessuna funzione di libreria che te la potesse calcolare, non esiste. Quindi dovremmo comunque saperla fare. Dimmi. Sì. No, 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 guarda l'esempio che c'è qui. 1 e 0 sono valori direttamente logici. Quindi if isalpha, quando isalpha ritorna 0 viene interpretato come falso, l'if falsa. Se ritorna 1, o in realtà qualunque valore diverso da 0, viene interpretato come vero. Quindi il valore può essere usato direttamente come condizionale, come variabile condizionale. Domande? Allora vi propongo questo. Rotto alfabeto l'ho chiamato. Vi accorgerete che gli tipi di esercizi, gli argomenti che facciamo in aula sono più avanzati rispetto a quelli che trovate in laboratorio, ma anche perché qui li facciamo insieme, è uno stimolo a pensare ai problemi. In laboratorio dovreste essere più operativi su cose più semplici. Realizzare un programma in linguaggio C che legga da tastiera due cose: un numero intero positivo compreso tra 1 e 25 e una lettera alfabetica maiuscola o minuscola. Un numero e una lettera. Fin qua lo sappiamo gestire. Il programma deve determinare, stampare a video, la lettera, ma maiuscola però, che si trova nell'alfabeto, a destra di quella inserita, di un numero di posizioni pari al valore del numero inserito. Io mi sono incasinato quando l'ho scritta, non so se l'avete capita. Vuol dire che se la persona inserisce 5, io devo stamparti la lettera che sta 5 posizioni più a destra rispetto a quella che lui ha inserito. Quindi se lui inserisce la F, G, H, I, J, K. Se il numero è 5, se il numero è 9,
GHIJKLMNO. Quindi parto dalla lettera che lui mi ha dato e mi sposto a destra in avanti di tante posizioni quante mi ha chiesto lui. E mi stampa quella lettera lì. Riga 8, l'alfabeto va però inteso in senso circolare. Ossia, dopo la lettera Z viene subito la lettera A. Come dire che se l'utente inserisce la lettera X e mi dice voglio 6 posizioni in avanti, io farò, partendo dalla X, Y, Z, A, B, C, D. Quindi oltre la X, 6 posizioni più avanti, trovo la D. E là, nella riga 7, mi dice maiuscola. Quindi questa D la devo stampare in maiuscolo, indipendentemente dal fatto che l'utente mi abbia inserito una X minuscola o una X maiuscola. Riga 10, nel caso in cui i dati inseriti non siano validi, il programma deve stampare un messaggio di errore e terminare. Questa era la fase che avevo in mente quando ho risposto alla ragazza prima. C'è scritto esplicitamente, non curarti degli errori, se il dato non è valido non fa nulla. Ah, qui ci sono nascosti un po' di dettagli, tipo un problema è che l'utente può inserire una lettera maiuscola o minuscola, ma io la devo poi trattare sempre come se fosse maiuscola. Allora, in questo caso la cosa più semplice da fare è vedere se per caso la lettera è minuscola, convertiamola in maiuscolo e poi andiamo avanti col maiuscolo. Così evitiamo ogni volta che facciamo i controlli di controllare se è maiuscolo o se è minuscolo, ma da adesso in avanti, no, subito dopo aver letto una variabile, la lettera, scusate, se è una lettera maiuscola bene, se è una lettera minuscola la converto in maiuscolo, se non è nessuna delle due cose è un errore. La converto in maiuscolo, cosa vuol dire? Vi lascio pensare cosa devo fare a un codice ASCII di una lettera minuscola per farla diventare maiuscola. E poi a questo punto il resto dell'esercizio è semplice, perché basta sommare, anziché sommare uno, sommo il valore, devo gestire lo sforamento. Se dopo che ho sommato esco fuori oltre la Z, cosa succede? Come mi devo comportare? Allora, detto a parole, io direi sommo, poi se dopo che ho sommato ho visto che sono andato troppo avanti, sottraggo qualche cosa per farmi rientrare. Oppure, ci sono vari modi, no? Oppure se so già che sforerò, conto di quante posizioni sforerò. Il discorso della X posso andare avanti solo di due posizioni. Se l'utente mi chiede 4, vuol dire che sforo di 4. Allora il risultato è la quarta lettera dell'alfabeto, un altro modo di ragionare. Non vorrei togliervi il divertimento di provarci. Io abbozzo solamente, nei 4 minuti che abbiamo, uno pseudocodice di come lo risolverei. In modo che perlomeno ci ragioniamo l'algoritmo. Allora direi, innanzitutto leggi, do un nome al carattere, C, anzi prima devo leggere il numero, perché mi dice leggi un numero e un carattere, N che è un intero e C che è un carattere, ok? Poi verifichiamo, sono giusti i dati o no? Allora, se i dati sono giusti,
Allora, fai il resto. No, è l'equivalente di quella scelta che c'era su. Se C è una lettera, qui non basta dire C è una lettera, i dati sono giusti, è qualcosa di più complicato. Perché C deve essere una lettera, assolutamente sì, ma anche N deve essere compreso tra 1 e 25, diceva il testo. Quindi i dati sono giusti, asterisco, vuol dire C è una lettera e N è compreso tra 1 e 25. Se i dati sono giusti, allora che cosa fai? Io qua anche nel pseudocodice uso l'indentazione, rientro dopo questo allora di un po' di spazi, no? Per rendere evidente che ciò che faccio lo faccio solamente se i dati sono giusti, anche visivamente lo vedo lì. Allora abbiamo detto, la prima cosa che voglio fare è se, diciamo così, assicurati, tra parentesi, assicuriamoci che C sia maiuscola. Che cosa ho e che cosa so? Ho N e C, che cosa so? So che N va da 1 a 25 e C è una lettera. Adesso mi sta antipatica la lettera minuscola e quindi assicuriamoci che C sia maiuscola. Però non è che posso guardarla intensamente, lei per la paura diventa maiuscola. Può darsi che sia minuscola. Allora in questo caso se C è minuscola, allora converti C in maiuscolo. Se C è minuscolo lo sappiamo scrivere, converti C in maiuscolo, ci pensiamo, ma logicamente sappiamo cosa dobbiamo fare. Non bloccatevi subito sul dire ma come devo fare, quello ci penso dopo. L'importante è che il ragionamento prima ci sia pulito e sia chiaro che cosa deve fare quell'istruzione. Poi come farlo ci pensiamo dopo. Se in quel diagramma là ci fossimo fermati sullo scrivere C è una lettera, che è stato, insomma, ci ha richiesto un po' di lavoro, un po' di ragionamento, avremmo perso il filo del ragionamento. Andiamo per livelli, sempre. Allora, adesso a questo punto, quando sono qua sotto, che cos'ho e che cosa so? Ho sempre N e C, ma questa volta so che C è una lettera maiuscola, perché se non lo fosse stata l'avrei cambiata. E adesso calcolo la nuova lettera, come C più N, no? Giusto? Parto dalla C e mi sposto a destra di N posizioni. Allora, mi può andare bene o mi può andare male. E quindi, se ho sforato, correggo. Questo è un modo. Faccio la somma, se è troppo grande, sottraggo qualcosa. L'altro modo è, prima di fare la somma, verifica che se sto per sforare, allora in quel caso faccio diverso. Ma alla fine sono numeri. Non è successo nulla se sforo. Cosa vuol dire se ho sforato? Se il codice ASCII che mi è venuto fuori per la nuova è troppo grande, no? Ho fatto la somma, se la somma della lettera di partenza più il valore di n sta ancora dentro l'alfabeto, sono a posto. Se non sta più dentro l'alfabeto, chiaramente se sforo, sforo sul versante positivo, e allora non va bene il calcolo che ho fatto, dovrò farne uno diverso. Ma non vi voglio togliere il piacere di scoprirlo. Ci vuole un conto invece qua sotto che vada bene nel caso in cui il primo conto non sia andato bene. È più semplice di quanto non sembri. E poi poi non ho finito. Poi stampa la nuova variabile. È sempre qua sotto, eh? Sempre sotto il fatto che i dati sono giusti.
Vi ci lascio giocare, poi vi pubblico la soluzione e la vediamo insieme lunedì. Lo metto sul sito, nel materiale da scaricare a fianco alla lezione, entro domani mattina. Riprendetevi che adesso c'è fisica.